So Archbishop Marini, this morning you had a mass, you know, in the cathedral. And I think you were very impressed with how the Filipino people, you know, live their faith through the masses, isn't it? What observation have you seen while during your 6 day here in Cebu and in Manila? Beh, una delle preoccupazioni che avevamo venendo a Cebu era trovare un posto dove potevano essere riunite insieme più o meno 15.000 persone, perché a Cebu non c'è ancora un posto, un luogo, uno stadio dove tutte queste persone possono essere raccolte. Era una preoccupazione che ci avevano fatto sapere. Ecco. E fortunatamente abbiamo trovato questo posto, anche se non è un posto di lusso, ma noi nell'Eucaristia abbiamo sempre un contatto con la vita, con la realtà di ogni giorno, quindi abbiamo individuato un posto dove più o meno possono entrare 15.000 persone per gli atti che dobbiamo compiere in comune, e cioè la celebrazione dell'Eucaristia, le grandi conferenze sui temi fondamentali e le grandi testimonianze. Poi vicino a questo posto c'è un altro luogo. Naturalmente questo primo posto deve essere ancora preparato, deve essere adattato alla circostanza. Vicino a questo primo posto c'è un altro luogo, un centro grande dove si potranno tenere degli eventi minori come il workshop o l'exhibition e altre cose, e dove si potrà anche prendere il pasto. Quindi questo, che era uno degli aspetti un po' problematici, mi sembra che è stato risolto con l'aiuto dell'arcivescovo Monsignor Palma e del segretario generale Vigliarocco. E poi abbiamo incontrato il comitato locale, perché il peso più grande sullo svolgimento e sulla preparazione del congresso eucaristico riguarda proprio Cebu, perché è la città che deve accogliere queste persone che vengono da fuori. E abbiamo visto che anche questo comitato locale è ben organizzato, si sta strutturando. E per questo è venuta con noi la signora Anne Griffin dall'Irlanda, lei che era stata general manager per il congresso tenuto in Irlanda, potrà dare dei buoni suggerimenti circa i problemi avuti in Irlanda, perché adattandoli alla situazione locale possono risolverli. E poi siamo stati, in terzo momento, siamo stati anche a Manila, perché ogni congresso eucaristico parte da un tema, Christ in you, hope of the glory. C'è anche un testo fondamentale, la conferenza episcopale filippina e il comitato locale devono preparare un testo, un tema. Il tema è già fatto, ma bisogna svilupparlo in modo che poi il congresso di Cebu abbia già uno svolgimento, un contenuto teologico sul quale intervenire nelle varie conferenze che si faranno. Questo contenuto teologico sarà distribuito, sarà dato ai delegati nazionali, perché ogni nazione ha, ogni conferenza episcopale ha un delegato, sarà consegnato a questi delegati in una riunione che dobbiamo fare a Roma, e questo contenuto sarà sviluppato, sarà presentato da Monsignor Palma, dal comitato locale, e ci saranno alcune conferenze per spiegare ai 70, 80, 90 delegati nazionali di tutte le conferenze episcopali, sarà spiegato il contenuto.
in modo che questi delegati nazionali ritornano nel loro paese e presentano alle loro conferenze il testo preparato qui a Cebu, e possono anche animare le celebrazioni nei loro paesi e organizzare anche la venuta della persona qui a Cebu. Padre Bucardi, because it's very clear you have been, you know, with the Episcopal Committee on International Eucharistic Congress longer than Archbishop Marini. So in your opinion, as you have traveled in different continents, you know, this is another continent, during your stay here, or I think this is your second time, right? Because during the World Youth Day, you were here as a journalist, no? So what is your opinion? How do Filipino live, you know, their way, you know, through the Eucharist? È la prima volta che un congresso eucaristico viene svolto in una città che non è grande e ben organizzata come le città del continente europeo o americano. Ed è la prima volta dunque che il congresso eucaristico viene inserito all'interno di un popolo e di una città che ancora sono in sviluppo e in qualche parte ancora povere. E tuttavia questa è una sfida importante per i congressi eucaristici, perché anche in accordo con il pensiero del Papa attuale, ciò che conta oggi è riuscire ad inserire la realtà dell'Evangelo all'interno delle situazioni di povertà, di marginalità, di lontananza, e l'Asia è esattamente uno di questi posti, e in modo particolare le Filippine. Allora, non serve che ci sia una grande capacità organizzativa con grandi spazi e così via, non serve una città ricca, serve soprattutto, ed è quello che noi abbiamo trovato qui a Cebu, serve soprattutto una comunità cristiana che sia sufficientemente capace di esprimere la sua fede, e qui la fede è uno dei grandi valori, una comunità cristiana accogliente, perché non dimentichiamo che Cebu invita poi tutti i cristiani da ogni parte del mondo a celebrare Eucaristia insieme. Serve una comunità disponibile a crescere nella comunione con tutti. Questo è ciò che ci importa, questo è ciò che noi abbiamo trovato. D'altronde, vede, per cambiare la realtà e per cambiare la nostra civiltà, l'Eucaristia è fondamentale. Se lei pensa che domenica dopo domenica ci sono un'infinità di persone che si radunano per celebrare l'Eucaristia, che vengono da ogni parte, e poi quando l'Eucaristia è terminata ciascuno ritorna alla sua casa, ai suoi uffici, al suo posto di lavoro, alla sua famiglia, ed è come se dall'Eucaristia si irradiasse in tutta la realtà un nuovo sangue. È come se un popolo nuovo esce dall'Eucaristia ed entra nel mondo per cambiare la realtà, non con cose straordinarie, ma proprio perché chi ha partecipato all'Eucaristia è cambiato, ha fatto comunione con il Signore Gesù, è disponibile ora a trasformare le cose. Questo è il movimento, la dinamica eucaristica. Non grandi cose da fare, ma la capacità di, a partire dall'Eucaristia, di entrare nel mondo come persone rinnovate che sanno portare l'amore di Dio nelle situazioni concrete. Magbabalik po ang Power Tonight with Elvina.